Benvenuti su Formula 1 2020. Dopo almeno credo un anno che non ho avuto più la possibilità di registrare video e per vari motivi, ora ho deciso di riprendere magari con dei ritmi un po' più leggeri, magari un video al giorno, stile walkthrough, quindi magari per il momento non troppo elaborato, giusto per giocare e portare contenuti, e ho deciso appunto di portare Formula 1 2020 perché la carriera scuderia secondo me merita di essere appunto anche registrata, perché è una cosa anche diversa dalle altre carriere classiche che si fanno. Ma una volta aver creato il nostro personaggio, nome, cognome, tutto quello che serve, andiamo a scegliere il nome della scuderia e io opterei per Dragon. Oh, mannaggia. Racing F1 Team. Dai. Però no, stacca tutto perché così. Ok. Allora, come sponsor abbiamo bisogno di soldi perché iniziamo alla grande e direi di prendere Pacifico e il motore Mercedes a questo punto. E come pilota 67 Aitken, 65. Prendiamo Aitken, dai, è il migliore, rimaniamo con 300.000. Dunque, da questa parte la saltiamo perché ovviamente c'è da fare la livrea della macchina e tutto, e ci andiamo direttamente al quartier generale, così evitiamo di fare spoiler sulla macchina visto che poi ci sarà appunto la presentazione. Ok, abbiamo creato tutto fatto, abbiamo messo già la difficoltà 83, abbiamo settato le qualifiche, quindi saranno quelle complete. E tutto quello che c'era da sistemare, adesso c'è la prima intervista da fare con un signore con una faccia poco rassicurante, direi. E siamo in diretta tra 5, l'audio di 4, del, 3. Della conferenza è veramente basso. Salve gente, benvenuti nel quartiere. Si sente veramente piano, infatti magari lo alzerò dopo. Siamo stati invitati dietro le quinte per catturare le immagini esclusive di quello che potrebbe essere, non sento nulla, interessante degli ultimi anni. Abbiamo visto la partecipazione di molte new entry in Formula 1. Sì, io cado la testa in questo momento, sì. Ad esempio Menor, Caterham, HRT e ovviamente Haas. Mentre alcuni di loro si sono dimostrati capaci di competere in Formula 1, altri invece sono stati acquistati dai team già presenti. Sento molto poco, sto cercando di capire quello che sta dicendo, ma veramente l'audio è inspiegabilmente basso di quelli che parlano. È veramente troppo basso. Io aspetto le domande, tanto faccio così con la testa, sorrido. Sì? Bruce McLaren, John Surtees e Graham Hill sono ormai sempre più rare. Un'altra particolarità di questa scuderia è che oltre al team anche il proprietario e il pilota non sono mai stati in Formula 1 prima d'ora. Ah, ok, le domande. Da questa stagione avete già fatto la storia. Dimmi, ok. Qual è l'impresa titanica da pilota manager che ti aspetta in Formula 1? Non mi ha tirato più per le sfide di questo genere. Ok, facciamo questa di qua. Poi ogni scuderia necessita di due piloti, ma la domanda è: cosa vi ha portato a diventare compagni di squadra? Siamo pronti e credo che sia un buon pilota. Allora, quale scuderia vorrei battere? Facciamo, partiamo bassi, siamo l'ass, dai, evitiamo di andare troppo oltre. Come pensi che l'auto reagirà in pista? L'auto reagirà in pista. Il bilanciamento del telaio, il punto principale è sempre stato, non è aerodinamica. Ah, ecco, era questo, ok. Le altre scuderie hanno anni di esperienza sia fuori che dentro il tracciato. Come prevedete di colmare questo divario? L'area dei meccanismi ibridi ha raggiunto ulteriore complessità. Problemi di energia spaziale del carburante. Ridurre il carico aerodinamico, dai. Sorpassare è una manovra chiave in questo sport, quindi come vi siete assicurati che l'auto riesca a sfruttare ogni occasione che vi si parerà davanti? Sorpassare c'è bisogno della power unit. E per concludere, quale dei reparti reputate il migliore? Il reparto migliore è questo, mi sa che servirà per l'inizio. Io punto per l'aerodinamica. Tanto aerodinamica, tanto è un po' di motore, giusto per l'inizio. Grazie per aver fatto le domande, grazie, ho risposto, sono
Sono stato gentile, ora andiamo. Allora, qui abbiamo tutto quello che c'è da vedere, quindi le attività da inserire. Un po' di soldi, qua non possiamo fare nulla. Qua puntiamo al pilota, dai. Va bene. Le strutture le vedremo dopo, perché se no si spoilerà l'auto e quindi è meglio evitare. Ok, a più 500.000, più altri, okay, quasi un milione abbiamo. Eccola qua la presentazione dell'auto e la andiamo a vedere. Eccola la nostra fantastica Dragon Racing F1 Team. I colori a me piacciono, anche il tutto lo stile per questa l'ho scelta. Quest'anno prendiamo questa di qua, magari l'anno prossimo, se ce n'è nella prossima stagione, dipende anche come andrà questa e tutto quello che ci sarà dietro, magari si cambierà la tipologia, però i colori dovrebbero essere più o meno questi, quindi bianco, blu e nero. I caricamenti sono finiti, apposta. Allora, qua c'è la nostra bellissima macchina con il logo dietro. Posso sviluppare qualcosa? Allora, abbiamo un minimo di motopropulsore, un minimo di resistenza, anche un minimo di aerodinamica, quindi io punterei sul telaio. Ok, facciamo così. Facciamo anche questo, dai. Doppio sviluppo in arrivo dopo il Gran Premio del Bahrain. Sì, dopo il Gran Premio del Bahrain, prima del Vietnam addirittura, tutti e due arrivano. Ok, quindi qua abbiamo le strutture, abbiamo l'aerodinamica che è potenziata ovviamente, in modo tale che già abbiamo qualcosina. Ci sono tutti i vari settori, ci abbiamo il telaio, il simulatore per il nostro compagno, il reparto che si occupa del motore, la resistenza. Quella è esattamente una pedana di quelle che si utilizzano per fare le revisioni delle auto, però vabbè. È una scrivania con un computer e un telefono. Per il marketing, gestione del veicolo, società, non abbiamo sponsor, però anzi, a questo punto dovevo cambiare una cosa in questo sponsor, io il colore, lo volevo fare nero, così che, ok, così che si possa vedere meglio su tutte le parti dell'auto, va bene. Andiamo avanti col tempo, quindi prendiamo altri soldi, che abbiamo già a 1 milione, bene, e un altro po' di punti risorse, e siamo pronti per il primo Gran Premio dell'anno, ovvero l'Australia, che però non faremo adesso, farò nel prossimo video. Vediamo se riesco anche a registrarlo adesso, così magari vediamo se si possono mettere a distanza di un giorno l'uno dall'altro tutti e due, oppure tutti e due nello stesso giorno. Ora vediamo. Quindi questo era il primo video di presentazione dell'auto, è tutto, e noi ci vediamo con la prima gara, qualifica e gara, direttamente al prossimo episodio. Alla prossima!